Ma Modena è una grande squadra, mancavano due giocatrici importanti, gli è tornata Armoto che è un centrale di primissimo ordine, che quando l'ha messo in campo nel terzo set dopo si è visto qualcosa di diverso, a muro, a noi c'è stato molto più difficoltà per noi. E sicuramente un punto importante, questo è sicuro, però credo che bisogna guardare a quello che potevano fare qualcosa in più, potevano dare qualcosina in più sia a livello caratteriale sia forse sulle situazioni nostre sul muro difesa. Abbiamo battuto bene, abbiamo messo in difficoltà dovere, erano sempre con la palla staccata da rete, però lì non siamo riusciti a prendere i vantaggi che dovevamo, soprattutto sul muro. Eravamo stati un po' disordinati, poche attenzioni, e loro è una squadra rognosa che ha molta esperienza, e quindi piano piano sono venute fuori, le abbiamo fatte riemergere, piano piano sono venute fuori. Impressione che ci sia stata una mancanza forse dal punto di vista fisico col susseguirsi dei set, così? Ah, sì, si può leggere in tante maniere oggi. Oggi è aperta all'interpretazione di tutto, penso, una partita del genere, perché abbiamo dimostrato di potersela giocare. Adesso è il rammarico di aver perso da un 2-0 a 3-2. E sicuramente la prima cosa che viene a pensare dal punto di vista fisico, però abbiamo fatto fatica in settimana a lavorare con la continuità negli allenamenti con qualche giocatrice, però non voglio parlare di queste cose adesso, è troppo facile dopo una sconfitta parlare di questo. La squadra c'è, ci siamo e l'abbiamo dimostrato anche oggi, la cosa importante è quella. Ecco, quello è il punto, l'importante, visto che comunque si sono affrontate tre tra le più forti squadre del girone. Adesso, diciamo, con la sosta poi si può ripensare, insomma, a fare punti anche più importanti. Sì, ma l'ho detto anche l'altra volta quando abbiamo battuto Bergamo, non significa giocarci alla pari con questa squadra, non significa che sia facile contro Pavia, contro Parma. Sono squadre di grande rispetto, per quanto dal punto di vista tecnico hanno giocatrici di minor spessore, però non significa niente. Io credo che ogni partita vada vissuta partita per partita e dobbiamo star lì con l'attenzione giusta per crescere, perché questa squadra deve ancora crescere tanto. Abbiamo giocatrici importanti, stiamo facendo bene, non stiamo facendo male, stiamo lavorando bene, però dobbiamo continuare a crescere, punto, per giocarcela sempre con tutte. Poi, ripeto, abbiamo giocato alla pari con una squadra come Modena, che è una squadra candidata allo scudetto, che viene da un 3-0 contro Urbino l'altra settimana, quindi aveva ancora maggior voglia di riscattarsi, e si è visto in campo, soprattutto con le senatrici. Credo che dobbiamo avere la pazienza di continuare a lavorare, senza pretendere cose subito tutto, però piano piano, questa è la mia filosofia e voglio che sia applicata anche adesso.